Antonio Guerra, Visic. Oggi siamo stati qui a pranzo e ora Antonio ci racconta un po' la sua filosofia e il menù che abbiamo degustato. Allora, oggi siamo partiti con 4 in 3, in parte semi toscani, in parte no, valorizzando molto quello che è il prodotto toscano. Quindi siamo partiti con una semplicissima tartare di manzo, condita con olio e sale affumicato e una puntina di senape, un cremoso di riccio e patata affumicata e del tartufo nero, un cappelletto che racchiude un po' l'idea della panzanella, quindi una sfoglia di pasta molto sottile con un ripieno di caprino, un'acqua di pomodoro, una dadolata di cetriolo e un crudo di gambero con un hummus di ceci e un latte di cetriolo. Questi sono stati quattro... Il benvenuto. Esatto, quattro benvenuti. Poi siamo passati all'antipasto. La prima portata che abbiamo fatto uscire è un po' una rivisitazione nostra del coniglio alla cacciatora, quindi racchiude un po' i sapori di quel che è il coniglio alla cacciatora, ma è un pelo diverso. Quindi già dalla base partiamo col fatto che il coniglio è crudo e non è cotto, quindi è una tartare di coniglio crudo, con una salsa a base di prugne fermentate che ricorda un po' il pomodoro, un'estrazione di salvia e rosmarino e un pane alle olive. Poi siamo passati a un'animella di vitello con una prima cottura molto classica che è leggermente fritta e poi passata in un fondo di vitello, servita con un sedano cotto in aceto di lampone che serve un po' a pulire da quel tocco di acidità, a smorzare un po' il sapore dell'animella. Poi siamo passati a un altro piatto che tendenzialmente dovrebbe essere un primo, ma è un primo un po' strano perché ha una tartare di seppia, proprio un leggerissimo velo di pasta all'uovo e un ragù di spugnole, quindi ricorda un primo perché c'è questo disco di pasta, quindi può ricordare quasi una lasagnetta, ma è... insomma è molto di più, ecco. Poi siamo passati a uno spaghetto Fabbri che viene prodotto qui vicino, una spuma di anduia, un gel di limone e una polvere di cardamomo. E poi siamo passati al piccione, il piccione cotto in brace, quindi sia la coscia che il petto e anche le frattaglie, quindi cuore e fegatino l'abbiamo fatto uscire anche quelli cotti in brace con una leggerissima riduzione di Chianti, un'estrazione di salvia e la sua salsa. E abbiamo chiuso con un dessert un po' più fresco, quindi una ciliegia condita con un filino d'olio, un po' di sale e una salsina di ciliegia e un sorbetto al dragoncello, basilico e limone. Perfetto, è stato tutto molto buono e volevo sapere una cosa. Sì. Cosa fate a Visic oggi? Nel senso, metti in pratica anche le tue origini, i piatti delle tue origini insieme a questa Toscana, insieme all'abbinamento di vini di Santa Margherita che si trovano qui a Visic. Su cosa ti piace giocare, insomma, raccontaci un po' questo. Allora, i nostri piatti, allora, toscani non possono essere perché io non sono toscano, sono nato a Milano, origini pugliesi e campane. Mi piace soprattutto però usare il prodotto toscano, quindi dalla carne alla verdura al pesce, a tutto ciò che si può trovare. Per l'idea a me piace più che rivisitare un piatto delle mie origini, mi piace ricordare il sapore che mi lasciavano e provare a riproporlo in maniera diversa, però non prendendo un piatto specifico e dire ok, lo rivisito. Provo a ricondurre un sapore, un ricordo, quello sì, però facendo una cosa completamente personale, ecco, non replicando, non provando a replicare. Allora, perché bisogna venire a Visic e assaggiare i tuoi piatti? Dacci tre motivi. Tre motivi per me, perché siamo giovani. Proviamo a fare qualcosa di diverso in un territorio che solo per il nome Chianti Classico richiama un qualcosa di classico, quindi venire nel Chianti e fare un'esperienza diversa che non è magari quella che ci si può aspettare in un ristorante classico. Il terzo motivo, facciamo anche del vino buonissimo, quindi ok, allora c'è anche il viva Visic, viva la cucina di Antonio Guerra. Grazie.